Roma è la città dove non sono nato, ma dove ho scelto di vivere. Il 21 aprile è l'anniversario della sua fondazione. Oggi voglio parlare di lei. Questo è Italiano Standard e io sono Alessandro G. Come una dea che personifica lo Stato romano, Roma incute rispetto per la posizione di dominio che la città assumeva sui territori vicini e lontani nel mondo antico. Si può vedere, possente, in mezzo alle statue che impersonano i due fiumi della città, il Tevere e l'Aniene, a Piazza del Popolo. L'antico accesso alla città per chi arrivava da nord. Ricordo qualche film in cui si vedeva la bella piazza, l'ultima grande realizzazione della Roma papale, purtroppo invasa dalle automobili parcheggiate a un passo dall'obelisco egizio, il più antico e il più alto della città. Oggi non è più permesso lasciare l'auto in sosta nella piazza, per fortuna. Quella parte del centro storico è diventata isola pedonale. A piedi, infatti, si può vedere meglio la grande bellezza di questa città, se solo non fosse così grande. Il centro storico ricopre all'incirca 15 chilometri quadrati, nel comune più esteso d'Europa. Centro a parte, Roma è una delle città europee con il peggior rapporto auto-abitante. Così il traffico è solo uno dei problemi di Roma, peraltro comune a tutte le grandi capitali. Nessun'altra al mondo, però, può vantare lo stesso numero di monumenti. Roma ha più di 2.500 siti di interesse, di cui mezzo migliaio di chiese. Si sa, la Chiesa Cattolica ha governato Roma per circa 15 secoli e ancora oggi rappresenta uno dei poteri più forti in città. Non fosse altro che il Vaticano dà lavoro a migliaia di persone, religiose e non. Un altro grande datore di lavoro in città sono le amministrazioni pubbliche. La sola macchina comunale impiega più persone della Fiat. Inoltre Roma è la capitale italiana, quindi un gran numero di impiegati dello Stato o di altri enti pubblici vive e lavora nell'area metropolitana. Sarà anche per questo che l'industria edilizia è una delle più sviluppate, almeno da quando Roma è la capitale, cioè da un tempo relativamente breve della sua storia. Ancora oggi, però, larga parte della città non è urbanizzata. La campagna romana aspetta a 4 passi dal centro chiunque voglia spingersi oltre le strade più battute dal turismo. Dato l'immenso patrimonio storico, l'industria del turismo è parecchio sviluppata. Certamente più dell'infrastruttura che ne condiziona le attività, nonché la vita di quanti a Roma non sono in vacanza. Per tutti è assicurato un senso di indulgenza. Roma può essere uno dei posti al mondo in cui sentirsi più liberi di fare come pare, nel bene e nel male, di esprimersi giorno e notte senza peli sulla lingua. Le persone qui rispettano le liturgie, ma disprezzano le etichette e respingono ogni definizione sommaria con cui si voglia attribuire una qualità, una tipologia o un'appartenenza. Credo che questa romanità, più di ogni altra espressione caratteristica delle tradizioni locali, renda Roma ancora città aperta. E nonostante
le alterne fasi della sua storia post-imperiale, fa di lei un luogo dell'anima dove chiunque, volendo, può vivere. Se anche tu vuoi fare dell'italiano la tua lingua, continua ad ascoltare questo podcast tutte le settimane in rete. Italiano Standard con Alessandro G.